Felice serata a tutti quanti. Dio, questa sera, come ho annunciato, ci benedirà. Un saluto a fratello Ciotola, che sei benvenuto. Dio sia con te, con la tua casa e con la tua famiglia. Dai l'invito che ti faccio salire, fratello Ciotola. Un buonasera anche Ariel, Dio ti benedica. Ancora a tutti quelli che siete nel rullo, benedizione eterna a tutti quanti. Un saluto anche a Luca Gangiulo, che è sempre presente, Dio ti benedica. Oggi dico la data, 24 marzo 2000. E 24 domenica sera. Oggi è una giornata speciale, come avete capito, una giornata d'avvento che il Signore produrrà anche stasera a tutti coloro che si manifestano cercando lo Spirito di Dio in Cristo Gesù. Sappiate che non è mai troppo tardi per avvicinarsi a Dio. Lasciate perdere tutte le altre ideologie, le altre religioni che vi hanno frastornato. Stasera dovrete sentirvi a vostro agio più che mai. Perché a vostro agio più che mai? Perché Gesù vuole fare una cosa nuova nella vostra vita. Gesù nuova per ognuno di voi, particolare, perché è il vostro bisogno che metterà a cuore Gesù. Per ognuno di voi. E questo è meraviglioso poterlo acutire, questo particolare bisogno. Perché dico particolare? Perché ognuno di noi abbiamo un bisogno particolare. Dato che Satana è sempre come un leone ruggente che vorrebbe divorare ognuno di noi che stiamo facendo qualcosa per lui. Perché Satana si disturba quando noi cerchiamo di portare anime a Cristo, nostro Re. Lui è messo in agguato in tutte i crocevia, in tutte le strade, nascosto, che attende quando noi siamo meno forti. Perché vi dico meno forti? Basta che noi abbassiamo le guardie del nostro cervello, siamo deboli. Basta un istante. Basta un istante e lui ci capovolge, ci annienta. E stasera vi voglio dire, aprite il vostro cuore al Signore e siate sempre più fortificati. Più che mai, perché stasera è la serata che ognuno di noi deve cercare più il Signore, più delle altre giornate che sono state, perché noi questa sera abbiamo il bisogno particolare di questa vita che vorrebbe annientarci attraverso Satana.
E oggi leggeremo una parola molto importante, il paralitico di Capernaum in Vangelo di Marco, capitolo 9. E dal versetto 1 ci dirà il resoconto, cosa successe al paralitico di Capernaum. Ma prima, mentre voi vi preparate la Bibbia, chi non ce l'ha può andare nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Non è pesante la Bibbia, basta che ci cliccate, si apre come YouTube. La stessa cosa. Non prende nessuno spazio nel vostro telefonino o nel vostro computer, è un sito. Ce ne sono due Bibbie. Una in testo, che ha due facciate, sia nel lato sinistro che sia nel lato destro, si traducono in tutte e due facciate, in tutte le lingue, che potete fare da un lato italiano e da un lato tutte le lingue, o viceversa, italiano a destra e a sinistra tutte le lingue che volete. Cosicché qualche giovane che studia le lingue, che ha preso materia sulla scuola, può insegnarsi anche a leggere e a capire le lingue che sta cercando di studiare. Non voglio sforzare nessuno, questo lo dico per chi è già intrapreso ad avere un attacco di ricevere una lingua diversa, perché d'altronde è obbligato, perché dato che la studia alla scuola gli faccio questo favore di potersi insegnare. Si può leggere in tutte le lingue, che si può ascoltare in tutte le lingue in audio MP3. Dall'altra Bibbia che è accanto a questa c'è dalla Genesi fino all'Apocalisse in italiano nel sito. Sopra questi MP3 ci sono le bandiere di tutte le lingue. Basta che cliccate nelle bandiere sopra questa Bibbia MP3 e ce l'avete in tutte le lingue, quella che desiderate. Volete tedesco? Cliccate nella bandiera tedesca. Volete inglese? Cliccate nella bandiera inglese. Francese? Bandiera francese, e viceversa, tutte le lingue sono là, potete fare quello che volete. Queste MP3, se li scaricate nel vostro telefonino, li mettete dentro una cartella adeguata, ci scrivete il nome, Bibbia in italiano o in qualsiasi lingua che la scaricate. Poi scaricate Gom Play. Guardate che particolare questo Play, Gom Play, che si chiama automaticamente tutta la cartella dentro il Gom Play. Gli mettete automatico e vi dice capitolo dopo capitolo automaticamente, così che potete addormentarvi con la Bibbia in audio mentre dormite, giorni dopo giorni, giorni dopo giorni, a un tratto, quando vi dicono qualcosa, si riaffiorirà il versetto, la parola, la Bibbia completa, tutto il resoconto. Sembra che dentro la vostra mente è successo qualche miracolo. Avrete questa Bibbia registrata in MP3 nel vostro subconscio. E ciò che entra nel nostro subconscio non scappa via, semmai c'è un lavaggio di cervello che qualcuno vi porti indietro, come me. Ecco perché vi dico questo tragitto, come
Sto parlando della Bibbia che entra dentro il nostro subconscio e non esce più. Sono i nostri peccati che entrano e non escono più e ci danneggiano. I peccati sono più pericolosi. Perché sono pericolosi? Perché sono un abominio per nostro Dio e nostro Signore Gesù Cristo. E ciò che noi facciamo con la mente, senz'altro, mi spiego meglio, non guardate quando fate un'azione, le azioni. Il nostro Spirito Santo che è qui alla radice del naso, tra le due sopracciglia qua, dove faccio segno con il dito, guardatelo qui, tra le due sopracciglia alla fine del naso. Lui non guarda l'apparenza, ed è scritto nella Bibbia, Dio non guarda l'apparenza, se un uomo è corto, basso, brutto. Ve l'ha detto 100.000 volte nella Bibbia. Non guarda questo. Lo Spirito Santo che abbiamo qui guarda solo le vibrazioni dei nostri pensieri. Quando noi pensiamo qualcosa, si muovono due particelle che vanno camminando e vanno verso l'obiettivo dove è lo Spirito Santo. E quando arriva qua, guardate, anche il mio viso diventa marrone. Perché il pensiero è completo. Abbiamo completato un pensiero. Se buono, saremo benedetti. Se cattivo, saremo maledetti subito, all'istante. Perché quando arriva qua, lo Spirito Santo lo prende e in una frazione di secondo lo trasferisce a Dio. Guardate quando mi tolgo le mani, cosa succede? Ritorna il ristabilimento di colore del mio viso. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo in quel punto. E abbiamo capito perché lo Spirito Santo guarda il pensiero. Perché non vuole guardare le altre cose, appunto, il motivo. Perché Dio l'ha programmato in questo modo. Ora, quando qualcuno che mi chiama e gli parlo dei peccati, la prima cosa che mi dicono io sono senza peccato, non ho mai peccato. E io gli dico: amico, ti sbagli. Già solo il primo peccato originale sei un peccatore, ingallito. Solo con quel peccato sei già un peccatore ingallito. Ah sì, quello lì lo sapevo. Quello è uno che te lo porti dalla nascita. E il secondo è quando giocavi con i tuoi amici da bambino e ti hanno offeso e lo hai maledetto. Sì, c'è stato qualche bambino che mi ha dato botte, però era normale che lo maledicevo, perché mi ha dato botte, mi ha rotto la faccia, mi ha rotto il naso. E sì, io te lo dico, è normale che tu maledici quella persona. Ma te lo dico perché è normale che noi malediciamo gli altri e ci fanno del male. È normale. Ma adesso che lo sai, tu hai peccato e sei un peccatore. Perché
Per togliere questo peccato hai bisogno di metterti in ginocchio e chiedere perdono a Dio, se no altrimenti presto sarai malato, se non sei già malato. Di che cosa mi accusi? Di malattie? Quante malattie che ho! E dinne qualcuno. C'ho il diabete, c'ho la prostata, c'ho i marroidi, c'ho l'ernia disco. Basta, basta, non me ne dite più. Ancora sai quante ce ne sono? No, non me ne dite più perché mi bastano queste. Non mi interessa più. A me mi interessava solo farti capire che sei un peccatore ingallito. E tu dicevi che non sei un peccatore. Già hai sbagliato. Hai detto una falsa testimonianza. E questo è anche un peccato. E ne hai aggiunto agli altri anche questo. Mi guarda e resta sbalordito. Ah, ancora. E che c'è da fare? C'è da fare? Inginocchiati e chiedi perdono. Devi piangere. E io è da molto tempo che non piango. Non mi escono neanche le lacrime. Sì, perché i tuoi peccati ti hanno bloccato le lacrime dei tuoi occhi. Tu non puoi piangere più. Per piangere prima devi chiedere perdono a Dio. Quando Dio ti lava le catarrate degli occhi, ti lava lo spirito, ti lai insanguinato con i tuoi peccati, ti lava anche il cuore e ti sblocca tutte le vene tappate. Toccati il cuore. Come tocca il cuore? Ti toccati il cuore con le tue dita e bussa. Bussa. E mi fa male. Eh sì, perché c'hai il cuore tappato. C'hai la vena centrale tappata. Mi stai facendo spaventare, Angelo. E ancora non ti ho detto niente. Perché c'hai un inizio anche di tumore. Davvero? Sì. Perché tutte le cose che già mi hai detto e il cuore tappato, questa è l'origine di un inizio tumorale. Dov'è? Lo saprai tu quando ti farai un giorno una visita specialistica che ti infileranno dentro il tunnel con una risonanza magnetica o altro, dipende ciò che ti dirà il medico e allora lo saprai. Sì, ma adesso mi sono spaventato. E se ti sei spaventato, allora inginocchiati e chiedi perdono a Dio e a Gesù. Può darsi che se riesci a piangere e chiedere perdono a Dio e a Gesù, può darsi che queste vene si potrebbero anche liberare. Con il tuo pianto potresti, ma se lo fai bene, se ti abbandoni a Dio e non lo farai più. Perché quando piangerai e chiederai perdono, che ti avrà perdonato Dio e lo farai di nuovo. Questo sarà assurdo, prendere beffe del nostro Signore Dio Onnipotente, sapendo che vai incontro a un altro castigo più potente. Potrebbe essere un ictus cerebrale, tutto il corpo o metà corpo. Potrebbe essere anche
un blocco nel cuore completamente e cade per terra, steso, morto, 100 anni. Guardate che quello lì, non ho finito di parlare, si è messo in ginocchio e si è messo a piangere. Ci sono uscite le lacrime dagli occhi. E non poteva piangere. Non poteva piangere. Diceva che non piangeva da molto tempo. Cosa è successo? Definitelo voi. Voi dovete definire questi miracoli. Voi dovete definire cosa è successo a quella persona anonima. Perché da oggi in poi faccio tutto anonimo. Prima date l'offerta per la costruzione della grande clinica che devo fare, qui a Licata, dove questa clinica ospiterà milioni e milioni di persone. Mano a mano che vanno guarendo, lasciano spazio e ne vengono gli altri. Gratuitamente verranno guarite nella clinica. Gli sarà dato da mangiare, gli sarà dato tutto quello che hanno di bisogno, cure. Si intende che non ci daremo medicine, perché non hanno bisogno di medicine. Queste generazioni saranno guarite in questa clinica con la preghiera, con il rilassamento, massaggi, cracking, stimolazione digitale, dove ci sono i peccati, flagellandoli tutti anche con il motopico, perché come sapete c'ho anche il motopico in azione. Con il motopico distruggo i peccati vostri in qualunque punto sono stati mandati dallo Spirito Santo, dopo che avete chiesto perdono a Dio e a Gesù. Si intende? Prima dovete inginocchiarvi, chiedere perdono e poi faremo il lavaggio di quelle vene che si sono tappate e non hanno prodotto più ossigeno al vostro corpo e riaffiorirà la vita di nuovo in tutti i punti dove sono usciti i tumori, dove sono usciti dolori cervicale, ernia disco, piastrine pressate, senza midollo, ginocchi che sembravano che appena si piegavano si rompevano, non c'era più liquido, ritornerà la vita, ritornerà la gioia, ritornerà l'amore, ritornerà la tranquillità, si butterà tutta l'astinenza prodotta da tutti questi peccati ai piedi di Gesù. Gesù si caricherà i nostri peccati e li porterà al nostro Padre celeste, Dio d'amore, e voi sarete liberati da ogni problema, garanzia assoluta, dopo aver fatto l'offerta. Come si fa l'offerta? E che cos'è l'offerta? Non vi spaventate. L'offerta a primo attacco è come quando andate in chiesa, vi sedete nella chiesa vostra e passa uno con un sacchettino nella mano e voi vi infilate la mano in tasca e ci infilate
la mano dentro il sacchetto e versate la vostra offerta. Questa è l'offerta. Chi può mettere di più, chi non può mettere di meno, ma l'offerta la dovete fare tutti. Anche un fiore è segno d'amore, perché dovete mandare la ricevuta in WhatsApp nel mio profilo, altrimenti non c'è bisogno che chiamate. Chiaro? Poi, quando dite, ma come faccio a prendere il numero di telefono? Semplice. Basta che scrivete in Google Angelo Piccone, numero telefono. E non vi viene solo il numero di telefono. Vi viene il mio libro che ho fatto, vi viene il mio sito, che ve lo dico adesso, prendetevi una penna e ve lo scrivete. www.gesulaluce.it. Chiaro che queste parole vanno messe tutte unite. www.gesulaluce.it. Quando scrivete questo sito in Google, si aprirà il sito e lì c'è il numero di telefono e c'è come vi dovete comportare per avere aiuto prima da Dio, poi di Gesù e poi da me. Qualcuno dice, ancora fino a ieri sera, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco. E io gli dico, sì, la parola di Dio è scritta così. Gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo. E io sto dando gratuitamente. Sto pregando notte e giorno per tutto il mondo. Questo è il gratuito che ho ricevuto da Dio. La mia testimonianza è questa. Dio mi ha dato possibilità di pregare per voi gratuitamente e io sto pregando notte e giorno. Basta che andate in YouTube, cercate Angelo Piccone. Con la foto che sono con mia moglie, particolare perché c'ho 100.000 profili, dovete entrare esclusivamente per la prima volta in questo profilo. E lì troverete anche il numero di telefono appena entrate. Troverete video delle vostre esigenze che avete bisogno, ma vi avviso, da soli non ce la farete, perché ci vuole un lavaggio di cervello per i vostri problemi che avete. Un lavaggio di cervello. Essere portati indietro nel tempo, quando vi sono successe queste cose. Far sì che dimentichiate ciò che avete passato, sostituendolo con un'altra cosa più bella. La vostra vita cambierà. Non vi ricorderete più i momenti brutti che avete passato quando vostra moglie vi ha lasciato, quando vostro marito vi ha lasciato in mezzo alla strada con i vostri figli. Dimenticherete quando avete offeso vostro padre e vostra madre carnale e magari ci avete dato botte perché voi siete più giovani e magari vostra madre e vostro padre sono anziani e vi siete approfittati di loro. Dovete
Dovete dimenticare questo, ma da soli è difficile. Queste opzioni di peccati vanno via soltanto mettendosi in ginocchio, chiedendo perdono a Dio, a Gesù, a lacrime di sangue ed essere aiutati da qualcuno che gli dice come fare, quale direzione prendere per sostituire tutto ciò che è venuto dentro di voi ingallito, che vi ha riempito la vostra psiche destra, qui, dove c'è il nostro sistema condiviso con tutto l'universo. Sappiate che questo sistema è il nostro computer futuro, perché noi condivideremo con tutto il mondo in questo modo. Non ci sarà bisogno più connessioni, non ci sarà bisogno pagare più connessioni per il computer, per i telefonini. No, non ci sarà bisogno più perché noi condivideremo così, pensando, mentre pensiamo. Lanciamo il nostro messaggio, come se lanciassimo MSN e WhatsApp, per farvi capire, il Messenger, il Facebook o in qualsiasi sociale. Presto sarà così. Se voi vi inginocchierete tutti adesso, davanti a Gesù, perché se non lo farete c'è un'altra opzione più importante. Questo mondo esploderà e non ci arriverete a usufruire questo beneficio che Dio vuole donarvi, perché esploderete voi e i vostri figli, tutti quanti, quelli che non vi inginocchiate e chiedete perdono a Dio e Gesù. Ve lo dicevo stasera, che questa sera Dio vi benedirà se accetterete le proposte che Dio mi ha detto questa notte di dirvi, chiaro e tondo, senza peli nella lingua. Non ce ne sono uova qua con il pelo. Non esistono uovi con il pelo dentro l'uovo. È impossibile. O fate così o morirete, perché scoppierà questo mondo. È chiaro, l'avete capito. Questa atmosfera piano piano si sta rovinando con tutte queste aree ghiacciate che stanno entrando nel nostro sistema solare. Se invece voi vi inginocchierete tutti, dal più piccolo al più grande, dal più grande al più piccolo, senza distinzione, perché voi obbligherete i vostri figli, fin da bambino o da bambina, a insegnarci adesso che bisogna portare rispetto a Dio e a Gesù, pregando e chiedendo l'investitura di figliolo o di figliola di Dio. Non hanno bisogno che diventano grandi come me. Quando è stata la mia conversione nel 1994? No,
insegnando ai bambini fin dall'adolescenza, piccoli, il bambino a 2 o 3 anni già è capace a comprendere il valore perché Gesù è venuto in questo mondo. Non quel Gesù nella mangiatoia di plastica e il bambinello di gesso. No, quello! E neanche quelli che sono dentro le chiese, di marmo, di gesso o di qualsiasi, di legno, non quelli. Ma Gesù che dentro il nostro cuore fin dalla nascita. Noi abbiamo dentro il nostro cuore il Signore dalla nascita. E quando eravamo bambini non capivamo. Ci discutevamo con lo Spirito Santo. Mentre giocavamo, tutto ciò che vedevamo per noi era come se era vero. Parlavamo con lo Spirito Santo, inconsciamente, senza saperlo. I nostri padri, le nostre madri, a un certo punto ci hanno detto: smettila! Adesso sei grande, non devi parlare da solo, se no ti prendono per pazzo. Cresci! E alle femminucce cresci e vai a lavare i piatti. Diventi donna. E tu diventi uomo. Cresci. Non parlare più da solo. E ci hanno attutito i sentimenti di comunicare con il nostro interiore. Che lo Spirito Santo che si prova qui alla radice del naso, dove i sciamani dicevano e dicono ancora che qui abbiamo il terzo occhio. No, cari nella grazia, tutto quello che hanno detto è sbagliato. Ci hanno allontanato dallo Spirito Santo, facendoci capire che era il terzo occhio. E sappiamo che il terzo occhio, come dicono loro, ci portava a mala strada, verso il paranormale, la magia e altre cose. No, cari nella grazia, questa è una scoperta che viene da lassù, da Dio e non dall'uomo. Smettetela di farvi illudere da questi sciamani, da questi maghi e da tutti coloro che vi hanno influenzato in questo modo. Oggi, se comprendete questo, potete riallacciare i vostri sentimenti come quando eravate bambini, perché la Bibbia lo dice chiaro: se non diventate come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Forse non è scritto così? Sì, è scritto così. E adesso che mi sono spiegato abbastanza bene,
Lodiamo Dio in preghiera e andiamo con la parola. Sempre vi ho detto, capitolo 9 di Matteo, il paralitico di Capernaum. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, veniamo a te anche stasera per dirti grazie, principalmente come tu hai riempito il nostro cuore e la nostra anima. Più che altro per questo, Padre, perché tu sei un Dio buono. Un Dio meraviglioso che ci preservi da ogni difficoltà che il nemico vorrebbe inculcarci addosso. Ci preservi fin dall'inizio che Satana sta incollando su di noi qualche schifezza preparata da lui. E stasera, Padre, nel nome santo del tuo figliolo, vogliamo dirti grazie, perché tu ci preservi a uno, sempre più vicino a te, nell'amore e nella grazia del tuo figliolo. E stasera, Padre, ti voglio pregare principalmente per tutti i miei fratelli e sorelle nelle live qui, quelli che sono entrati e anche quelli che sono usciti, perché c'è sempre qualcuno che appena sente parlare di Dio scappa. Raggiungili, Padre, benedicili ugualmente, anche che sono scappati. Benedicili, onde possono comprendere il valore tuo. Grazie, Padre, e ancora benedici le nostre famiglie, le nostre case, le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri nipoti, i nostri generi, le nostre nuore, i nostri consorgeri. Benedici ancora soprattutto fratelli e sorelle in carne e sorelle, fratelli in spirito. E soprattutto, Padre, benedici anche i nostri nemici. Per prima benedici loro, perché possono diventare un giorno nostri amici. E soprattutto, Padre, benedici gli atei, quelli che dicono che non credono a nessuno. Credono solo a loro che dicono che sono Dio. Loro si fanno come te, papà. Ci avete qualcosa in comune, papà? Perché loro dicono che sono Dio. Benedicili. Mi viene da ridere. Ed è vero, papà. Mi viene da ridere. Mi dicono che sono Dio. Loro. E ti chiedo di benedirli, onde possono capire che se non era per la tua benedizione, presto moriranno in questo mondo. Grazie, Padre. E stasera, Padre, raggiungi soprattutto i bambini, i senza tetto, gli orfani. Benedice queste persone che non hanno niente da mettere in bocca da mangiare o da vestirsi, che sono nudi. Benedicile, Padre. Benedici chi non lavora in questo momento per mancanza di lavoro. Benedici soprattutto il lavoro che sia in abbondanza d'ora in poi. Benedici soprattutto quelli che sono
in uno stato catalettico, in coma, addormentate da anni, tenuti in vita con dei computer. Ti prego, Padre, benedicili che possano in questo momento le loro anime ritornare dentro il loro corpo e aprire gli occhi e dire dove sono e vedere te. Grazie, Padre, per questa gioia che darai a tutto l'universo di risvegliarsi e tornare in vita. Grazie, Padre, e ancora. Quante ce ne sono, gente negli ospedali, nelle cliniche, nei centri di recupero, soprattutto nelle case per anziani, dove li maltrattano e gli danno anche botte e non devono neanche parlare, se no altrimenti li fanno morire. Benedici il Padre, che possono ringiovanire presto e lasciare quelle istituzioni di sua spontanea volontà e ritornare a casa. Grazie, Padre. Fai presto, Padre, che possiamo costruire questa grande clinica, che saranno ospitate gratuitamente e saranno ringiovaniti, aiutati e sostenuti. Da te principalmente e da noi che ci occuperemo per quello che faremo. Grazie Padre. E ancora, quante ce ne sono che sono malati con ictus cerebrale, con tumori, cattivi o buoni, maligni o benigni, fibroni, cervicali, mal di schiena, mal di gambe, malattie venerie, malattie infettive. Quante ce ne sono, Padre? Stendi la tua mano, Padre, che tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando questa preghiera possono ritornare in sé e buttare tutti i loro peccati ai piedi di Gesù. Perché sta scritto, Padre, tu hai lasciato scritto in questa famosa Bibbia che se confessiamo i nostri peccati con la bocca, con il cuore e con lo spirito, saremo sanati, guariti, aiutati e sostenuti. E io ci credo, Padre, perché stanno avvenendo miracoli su miracoli in tutto l'universo. Fa sì che stasera sia il culmine dei miracoli. Te lo chiedo nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu, Padre, lo hai benedetto in eterno, Padre. E ancora, per ultimo, benedici il fratello Roberto che è qui con me. Live, benedici fratello Salvatore Ciotola, benedici tutte le sorelle che ogni sera vengono qui a passare il tempo insieme a me, benedici tutti i fratelli anche che si lasciano trasportare dalla simpatia o dalla curiosità di guardare questo uomo anziano, Angelo Picone, mentre li sgrida, mentre gli parla aggressivamente per farli recuperare da Satana. Grazie, benedice il Padre a tutto il mondo e soprattutto benedici me, Padre, che possa far di più, molto di più. Perché non mi contento più di questo, quello che sto facendo. È troppo poco per quello che tu hai fatto per me. Voglio far di più. Permettimi, Padre,
di far di più. Di più, di più, di più, molto di più. Donami una benedizione, Padre, solenne, stasera, che mentre parlo avvenga quello che dico. Questo ti chiedo. E in ultimo, benedici mia moglie. Aiutala. Sostienila. Fai che possa essere più migliore di com'è. Tu sai i problemi che ha. Aiutala, sostienila e portala avanti. Benedici i miei figli. Benedici ancora i miei nipoti. Benedici ancora mio genero, mia nuora, i miei nipotini e benedici anche padre, i miei consuoceri e soprattutto i miei fratelli e sorelle in spirito e le mie sorelle e fratelli in carne. Quanti altri padre che sono lontani, alzo le mani. Verso di te, Padre, pensaci tu, Padre, a tutti quanti. Strabenedicili. Grazie, Padre, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Amen. Amen, cara la grazia. E adesso è arrivata l'ora di iniziare questa famosa parola, capitolo 9, Matteo. Questo Vangelo di Matteo è molto particolare. Abbiamo letto già alcuni capitoli e Dio ci ha benedetti. Se c'è qualcuno che non è stato ancora benedetto, si mette in ginocchio mentre leggerò la parola e ha occhi chiusi, ascolti quello che dico e lo faccia suo. Se c'è da piangere, piangete. E se c'è da chiedere perdono, chiedetelo. E se c'è da richiedere una grazia, chiedetela. Perché l'avrete. Se la chiedete con forza, come dice lui, sì, fratello, un attimo. Dal tetto. E penso di sì, adesso lo vedremo, fratello. Penso di sì. Perché io Pensavo. no, 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 fratello, io non la leggo la Bibbia. Sto andando avanti, avanti, quello che viene, macino. E non voglio dire una cosa e poi potrei sbagliare e potrebbe essere un altro. Non voglio in anticipo parlare. Io leggo e parlo e dico, perché una volta invece parlava avanti avanti e il proverbio dice e ti mangi i pesci fitenti. Chi parla avanti avanti mangia pesci fitenti. Vuol dire, tradotto, non bisogna che noi parliamo avanti prima di leggere la parola. Perché nella parola ci sono tanti capitoli, ci sono tante epistole, ci sono tante cose, potremmo scambiare un passo con un altro. E poi che figura ci facciamo con la gente? Invece, leggendo, acquisiamo dentro il nostro sapere e divulghiamo. E qui dice il paralitico di Capernaum. Dice, ed egli salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto. E Gesù, vista la loro fede,
disse al paralitico: figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco, alcuni scribi dicevano fra sé: costui bestemmia. Ci fermiamo un attimo. Vedi, Roberto? Dicevano che solo Dio può aver Sì, perdonato vedi, Roberto, da un Vangelo a un altro è tutto cambiato. Anche quello del paralitico è tutto cambiato, è diverso. Perché ogni evangelista che c'era tra Marco, tra Matteo, tra Giovanni e tra Luca sono diversi. Ognuno ha la sua licenza scolastica. C'erano apostoli che non avevano neanche scuola, erano analfabeti. E allora si esprimevano come meglio potevano, come infatti vedi. Qui è diverso, non è come Luca. Luca è un Sì, dottore. ma non è quello il problema. Non è Il significato è la qualità sempre, il significato è sempre della quello. Il significato è sempre quello. Tu vuoi dire il significato è sempre quello. c'entra? Anche lì Matteo era un dottore, che c'entra? Sì, ma io ti sto dicendo, ognuno. Cose giuste, con gli altri no, perché non ho No, battesimo, quindi Matteo non mi sono spiegato, non mi sono spiegato. E questo non è giusto che io non mi spiego bene. Sto dicendo, tra Matteo, tra Luca e Matteo c'è una differenza di scuola. su questo sono d'accordo. Matteo era un sì, era uno esattore delle tasse, se ricordo bene. Matteo, quando salì sul cocomero, gli disse: Matteo, senti che stasera sono ospite a casa tua. Sul cocomero, sull'albero del cocomero. Sul Cicomoro. Cicomoro Cicomoro. e Cicomoro. Allora, Roberto, c'è. Santo Eh? Eh? Cicomoro. I cocomeri nascono per terra. Cicomoro. Allora, Roberto, stasera sei troppo letterato stasera. Non me la fai passare neanche una. Mettiamoci No, d'accordo. Mettiamoci d'accordo, perché devo dire la parola. Ognuno di noi ci esprimiamo come possiamo. Capisci? Appena tu diventi che puoi spiegare, ti metti qua e lo spieghi tu. Capito? E sicuramente non farai errore, perché tu hai studiato molto. C'hai molta dottrina. Va bene, ognuno fa quello che può. E te l'ho detto prima, tra un uomo e un altro arriva dove arriva. Matteo arrivava qua e si è espresso così. Se la stessa del paralitico, lo vediamo in Luca, è diverso l'espressione. Lo sai che sembra? Ma lo sai che sembra? Da come dici tu? Sembra che il Vangelo di Marco è incomprensibile perché il livello culturale è più basso. Non è così. Se tu leggi gli altri Vangeli, Ma di come l'ho se tu detto, leggi come l'ho detto io, gli altri Vangeli, ascoltami, una. come comprendi quello di Matteo che dicevano che era dottore, che era un dottore? Sì, ma lasciami parlare, io ti sto dicendo, l'espressione è diversa, ma il risultato è uguale, te l'ho detto prima e non me la lasci passare. Neanche una stasera. Che ti ho fatto stasera?
ti ho fatto? Ti ho molestato? Allora, ti sto dicendo sia Matteo che Luca che Giovanni, o Marco, il concetto è uguale. L'espressione di come è scritto è diverso. E mentre noi ci esprimiamo, ci ricordiamo un passo e quando parliamo in anticipo, non corrisponde a quello che leggiamo in quel tipo di Vangelo, di quel nome di quel evangelista che l'ha scritto. Capisci cosa ho detto? Questo ho detto. Mi capisci? Adesso mi sono spiegato. Spero di sì. Allora, qui dice, rileggendolo di nuovo perché ora le persone non ci capiscono più. Rileggendo dice, ed egli salito sulla barca, passò all'altra riva e venne nella sua città e quando arrivò nella sua città, ed ecco gli fu presentato un paralitico disteso sopra un letto. E Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ci siamo fin qui. Ora, quando gli disse al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, abbiamo capito che il paralitico si è alzato. E così vi alzerete anche voi se chiedete perdono per i vostri peccati. Voi vi alzerete da terra, da sopra il letto vi alzerete e guarirete. Perché sono i vostri peccati che vi hanno allettato, che vi hanno fatto ammalare. Dovete confessare il vostro peccato, non quello che avete fatto con i vostri membri, con le vostre mani, con i vostri muscoli, non quelli, perché quelli che avete fatto con il vostro corpo, ve l'ho spiegato in anticipo, lo Spirito Santo non li guarda, perché non c'ha l'opzione di guardarli, lui guarda tutto ciò che noi pensiamo. Quando noi pensiamo a qualcosa di male o di bene, se di bene viene trasferito a Dio e Dio ci benedice subito all'istante, se di male ci maledice all'istante. Questo all'istante che ci maledice arriva che lo Spirito Santo glielo butta alla persona dentro il loro corpo. Quando però? Quando il nostro subconscio, la nostra mente collettiva è piena. Ma quando ci accorgiamo che la nostra mente è piena? Quando ci fa il mal di testa? Appena ci viene la prima volta il mal di testa, lì è l'avviso che noi abbiamo il subconscio collettivo pieno di peccati, distonie, sciarre, litigi e altre cose, pubblicità della televisione. Quando la televisione è accesa e c'è la pubblicità, chiudetela o gli togliete l'audio perché lo Spirito Santo
non percepisce l'audio, ma percepisce a voi che guardate la pubblicità e con la vostra mente lavorate il pensiero. Perché? Perché conoscete quella pubblicità, l'avete visto 50.000 volte e basta che vedete l'immagine, il vostro subconscio ricollega a quella pubblicità e avete peccato lo stesso. Dovete chiuderla completamente la televisione. Quando c'è la pubblicità. Perché la pubblicità c'ha dei fonogrammi che voi con i vostri occhi non riuscite a percepire, ma il vostro subconscio sì, perché ce li mettono apposta per attirare l'attenzione del vostro subconscio, in modo che quando dovete comprare qualcosa, il vostro subconscio scatena la reazione della pubblicità. E quando desiderate comprare qualcosa, andate a cercare quella marca, quel brevetto, quel regalo o qualsiasi cosa che avete visto della pubblicità. E questa pubblicità vinonda il cervello per 50 volte dei vostri peccati. Ecco perché il nostro subconscio si riempie presto e abbiamo bisogno l'aspirina perché ci fa male la testa. E ritornando al mal di testa, per la prima volta si prende l'aspirina, quando viene la seconda volta ce n'è bisogno due aspirine, quando viene la terza volta due non bastano più perché resta il mal di testa, alla quarta volta dice basta. Lo Spirito Santo sa che non ce la farete più. Allora lo Spirito Santo è messo qua appositamente per questi momenti critici nostri, che noi non comprendiamo. E allora che fa? Toglie una manciata così dei peccati, li dovrebbe buttare. No, Dio gli dice no, buttaglieli dentro la loro stessa persona. Loro li devono buttare ai piedi di Gesù, mio figlio. Ma dato che loro non si abbassano a buttare questi peccati, buttaglieli dentro la loro stessa persona. E dove li butta fa danno, perché somatizza una malattia. Tumori, male al cuore, infarti oppure cose più distruttive. Leggeri, un po' più leggeri, mal di schiena, Sì, mal di schiena, cervicale, piastrina, dove piastrina ammaccate, osso sacro dolente, marroide, marroide. lombari, spalle e artrosi. No, e non ti passano se non butti i peccati ai piedi di Gesù. E ce n'hai tanti peccati tu, tanti. Ma se vai a vedere, non lo so, sì, ce n'ho. Ce n'hai. E Solo Gesù non ha mai peccato. sì, ma tutti siamo E peccatori, ma tutti. di noi. E senza peccato, butta la piega. No, no, e non c'è chi di noi mi può accusare di peccato.
Ah, quello lì è normale, Gesù è figlio di Non lo Dio, so, è figlio di Dio. Dio. Come fa a accusarlo? Chi Sono accusavano lui? l'unico Ma dicevano. uomo. Non mi valgono di sé farisei. Mi seguiti voi, uomo tra le due gambe. Ma Chi l'ha che accusato? valore c'è Chi ha seguito? accusare Dio di peccato? Che valore c'è di quello che dovevano accusare Dio? Loro già lo destinavano, che gli dicevano, quando disse certe frasi, Gesù gli dissero, è un anatema, è un blasfemo. Già ce l'hanno detto tutte, capito? Questi Blasfemia. Sacerdoti, già dal primo giorno, quando lui fece il primo miracolo dentro la sinagoga, già se l'hanno messo sullo stomaco e lo volevano linciare, lo volevano far morire, già dal Infatti, primo giorno, capito? È dal primo giorno. Ma noi non possiamo prendere questo. Sì. Dimmi. quando Gesù guarisce il paralitico, gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Sì. Siccome lì c'era qualche fariseo che orecchiava, disse: con quale autorità tu fai queste cose? Ciao Disse Gesù: Margherita. solo Dio può perdonare i peccati. È proprio così che lui è Dio. Buonasera Margherita. Allora, è proprio, ma guarda che loro non hanno sbagliato, hanno detto la parola giusta, solo Dio può perdonare i peccati. Ma perché Gesù è Dio? Ecco perché Gesù perdonava i peccati, perché lui è Dio. Non l'hanno riconosciuto. Perché loro non hanno sbagliato, ma è bello che io, lo dico chiaro, questa generazione che condannava Gesù non hanno sbagliato, che solo Dio può fare questi miracoli, solo Dio, ma è proprio per questo che lui era Dio che faceva questi miracoli. Voi ne vedete altri che fanno miracoli? No. Roberto ti ha salutato Margherita. E diglielo che ti sente. Ciao Margherita. Diglielo. No, sto ascoltando, va. Sta sentito, dai. Ah, va bene, dai. Allora, noi non possiamo ragionare, sembra un unico di un senso unico. Noi dobbiamo vedere la parola di Dio in tutti i sensi. Prendere tutti i Vangeli, leggerli, meditarli e dire come stanno le cose. Perché a volte con un verso non possiamo portare avanti una missione. Ci sono alcuni versi che magari mentre parliamo non ci esprimiamo bene. Allora, innanzitutto dobbiamo leggere il Vangelo per prima cosa a tutti. Dobbiamo meditarli e dobbiamo tirare un estratto di quello che dicono. Tutti insieme e dare il resoconto. Qui dice Gesù: i tuoi peccati ti sono perdonati. Cosa fa il paralitico? Leggiamo. Vedete che io non anticipo più, non anticipo più. E dico: adesso vediamo cosa dice. Qui dice: ed ecco, alcuni scribi dicevano fra sé:
costui bestemmia, già l'hanno preso per bestemmiatore. Buonasera Nicola Guarino, Dio ti benedica. Già lo hanno condannato a Gesù come bestemmiatore. Sapete cosa vuol dire già questo? È un'offesa a Gesù. Un'offesa che solo chiedendo perdono si può avere una tranquillità. Buonasera a tutti, pace, dice Nicola. Dio ti benedica, Nicola. E qui dal versetto 4 dice, ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è è più facile dire i tuoi peccati ti sono perdonati o alzati e cammina? Guardate, ora Gesù ci fa due domande. Vediamo cosa rispondono loro poi. Gli dice, ma ditemi un po', vi siete stramaricati quando ho detto i tuoi peccati ti sono perdonati? Ma allora che cos'è più facile? Dire i tuoi peccati ti sono perdonati a un paralitico? Oppure alzati e cammina. Qual è più facile? Queste sono le parole che disse Gesù per diffamarli, queste generazioni che lo hanno offeso. E qui dice nel versetto 6, ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo lettuccio, il tuo letto e vattene a casa tua. Caspita, vedete com'è bella questa parola? Concisa. Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina e vattene a casa tua. Concisa, precisa, perfetta, al tempo giusto. E nessuno poté parlare più. Il paralitico cosa fece? Vediamo. Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua. E le folle, veduto ciò, si meravigliavano e glorificavano Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Ma no agli uomini! A se stesso. Dio ha dato potere a se stesso, venuto in carne, di fare questa volontà, questa benedizione. Buonasera, fratello Michele, Miraglia 34, Dio ti benedica, e benedizione ancora alla sorella D'Amico Immacolata che è entrata stasera e ha scritto buona serata e due faccine con un cuore. Dio ti benedica a te, la tua casa e tutta la tua famiglia. E anche il fratello Michele, benedizione, che dice buonanotte. Fratello, Dio ci benedica a tutti. Che la benedizione ricambia su di te, su tutta la tua famiglia e su tutte le persone che tu cerchi di aiutare con le tue espressioni di fede. Che possa da oggi in poi entrare dentro di te qualcosa di meraviglioso, Michele, che tutti se ne accorgeranno da oggi in poi. I tuoi occhi saranno limpidi e chi ti guarderà negli occhi resterà contagiato. Questo è ciò che ti auguro da stasera in poi. Dio ti ha benedetto, fratello Michele. E qui vediamo nella seconda parte. Dal versetto 9 abbiamo vocazione di Matteo. Ora inizia
La vocazione di Matteo. Che cosa fece Matteo? Leggiamolo. Lo vedete che io non anticipo niente. Questo è il riferimento a poco fa quando parlavo con Roberto. Noi quando leggiamo la Bibbia, anche che ricordiamo qualcosa, non dobbiamo parlare prima che leggiamo la Bibbia. Prego, fratello Michele, Dio ti benedica accettando. Noi dobbiamo leggere. E di fronte di come è scritta la parola, sì, di Roberto, dimmi. Considerazione di quel paralitico, non chiede niente a Gesù. No. Forse in cuor suo, con la bocca non chiede niente. E riceve il perdono dei peccati e la guarigione. Ma direttamente da Dio lo riceve. Capito? Il paralitico ha ricevuto la grazia direttamente da Dio. Dio, è Dio che l'ha perdonato direttamente, come Riceve la guarigione e il perdono dei peccati. hanno detto, come sì, è automatico. E quando Dio attraverso Gesù gli disse i tuoi peccati ti sono perdonati, automaticamente viene la guarigione, perché svuotando i punti dove c'è il peccato, i punti che erano aggravati si liberano e si mette di nuovo la vita, torna la vita automaticamente in un batter d'occhio, capito? E tu lo vedi con i miei capelli, guardali, guarda i miei capelli, li vedi? Li vedi come sono neri già e stanno affacciando tutti, li vedi? Ma li vedi? Sono a Gesù di fargli uscire i capelli. Certo che gliel'ho detto io. Certo che gliel'ho detto io. Li vedi come sono lunghi già? Li vedi giorno dopo giorno come sono già lunghi? E qui sopra la fronte non avevo capelli. Tutto fino a dietro non avevo capelli. Torna la vita perché i miei peccati sono scomparsi dal cuoio capelluto. Hai capito? Hai capito? Beh, in quel caso Gesù fece così. Non lo so se lo fa sempre. Sempre lo fa, sempre. Basta che noi adoperiamo quello che dice lui. Ti devi mettere in ginocchio e chiedere perdono. Se non fai questo, non guarirai mai. Persone venute dopo di te sono già guarite. Molti, molti. Durante la giornata, sai quante persone che guarisco con l'aiuto di Dio? Centinaia. Vedi che non sono più in linea. Mi adopero solo la sera, ancora non lo so se potrò, poi presto forse non avrò neanche tempo la sera. Le persone che sono venute dopo di te, ma molto dopo di te, hai visto la sorella Pina? Qui sopra è guarita. Aveva peggio di te le cose, peggio. C'era sua nonna che non la faceva dormire più, non riposava, aveva l'osso sacro malato, aveva la sciatica, come ce l'hai tu, mal di schiena, ed è guarita. Io una sera è guarita. E una sera è guarita completamente, e invece tu no, perché non ti sei lasciato andare. Quanto tempo ho perduto con te? Ti ricordi quando ti trascinavo per fare quello che ti dicevo? Non l'hai fatto. E non lo fai. Non mica lo fai adesso. Non lo so. Se non fai quello che dice la parola di Dio, di metterti in ginocchio e chiedere perdono, e buttare tutti i tuoi peccati ai piedi di Gesù, non guarirai mai. Mai. Scusa che te lo dico, vabbè, è così, questa è la realtà. Non è che ti sto dando una iattatura, no. È la verità. Scusami, Io continuo
Se mi dici che io sono uno che non ti voglio bene, ti sbagli, io ti amo. E sto pregando notte e giorno per te. Sei tu che non vuoi guarire, capito? Sei tu, proprio tu. Non ti... Io Non... continuo a chiedere a Gesù la guarigione. Sì, ma tu fai come i due... Ascoltami, adesso ti racconto una cosa. Ti racconto una cosa, però no, Sicurano. non prenderla a male questo racconto. Non prendala a male questo racconto, è un racconto, è una specie di barzelletta. Capisci? Per farti capire, quello che fai tu è così, più o meno. Più o meno, più o meno. Perché tu glielo chiedi a Dio di guarirti, però non fai quello che ti dice Dio per guarire. Tu ce lo chiedi a Dio, ci dici tanto meglio. Se tu mi guarisci, se tu mi vuoi guarire, mi guarisci, io sono contento che tu mi guarisci, però io non faccio quello che tu dici per guarire. È diverso. Io ti dico che Dio dice, inginocchiati, piangi, riveli il tuo problema, qual è? E lo sai tu, hai fatto qualcosa, un male a qualcuno, o qualcuno ti ha fatto male. E tu l'hai maledetta o maledetto, buttalo ai piedi di Gesù e guarirai. Questo ti dico. Tu lo sai il peccato che hai fatto, tu lo sai quello che hai ricevuto di male, perché come si fa il male, si può ricevere il male e viene, la persona viene influenzata da questo male e cade malato, capito? Ora, la barzelletta era due compari, fra cui uno aveva una bicicletta e l'altro compare era a piedi. E allora diceva, oggi devo andare a fare una commissione, però a piedi mi stanco prima che arrivo là. Mi sono stancato troppo. Ora vado da mio compare e mi faccio prestare la bicicletta. E decide di andare dal suo compare per farsi prestare la bicicletta. E mano a mano che andava camminando, passo dopo passo, per arrivare a casa del compare, diceva, sì, adesso vado dal mio compare e me la faccio prestare. Glielo dico, compare, mi ha prestata la bicicletta e devo andare a fare una commissione molto lontano e mi stanco. E immaginava, e se uno compare mi dice di no, non te la presto con la bicicletta e ci resto male. Se uno compare non mi presta bicicletta, io mi offendo con mio compare. Stai attento a quello che sto dicendo, Roberto, è molto importante. Io mi offendo se non mi presta bicicletta mio compare, perché noi siamo amici con mio compare, ci vogliamo bene. Ma sì, sicuramente mio compare, quando arrivo che ci spiego il mio problema, mio compare me la dà la bicicletta, ma sono sicuro che me la dà. Mentre va camminando, camminando, di nuovo riflette, adesso arrivo dal mio compare e ci chiedo, compare, ma prestate la bicicletta? E se lui mi dice, no, non te la presto. E io gli dico, compà, vai a diavolo tu e a bicicletta pure, non ho bisogno della tua bicicletta.
Guardate, ha fatto tutto lui. Ancora non ha fatto nessuna espressione davanti al suo compare. Niente. Ancora doveva arrivare a casa da suo compare. Sapete cosa fa questo compare? Quando arriva davanti alla porta del compare, gli bussa, tup tup tup, il compare affaccia. Quando affaccia, gli dice: compare, vai a quel paese, tu a bicicletta pure. O compare dice: ma compare, che dici, stavo pazzo? Ma che avete bisogno? No, compare, andate a quel paese, voi a bicicletta pure, non ho bisogno della vostra bicicletta, fate schifo. Avete capito? Ora alcuni, ora non lo dico tu Roberto, la gente fa così. Dio dice nella sua parola, confessa il tuo peccato, con la bocca, con lo spirito e con il cuore. I tuoi peccati ti saranno perdonati. Sicuro, al 100%, noi facciamo come compare. Michele Miraglia scrive, Matteo dice, voi che vi preoccupate e vi disperate di tutto, cercate prima me e poi riceverete in eterno. Adesso scrive il resoconto. Capite? Noi non dobbiamo ragionare come un compare che rifletteva se ce la dava a bicicletta oppure no. Dio, quando noi andiamo da Dio attraverso Gesù, Lui ci dà tutto quello che noi ci chiederemo, la vita eterna. Non è il fattore che noi diciamo, io ce l'ho detta a Dio. Io al Signore lo prego sempre, se Lui me la vuole dare, vedi, poco fa hai detto questa parola, se Lui me la vuole dare, ma Dio te la vuole dare, sicuro, perché te l'ha promesso nella parola di Dio. Ma tu dici, se Lui me la vuole dare, se me la vuole dare, ma perché tu hai fatto la sua volontà? No, non hai confessato il tuo peccato. Ecco perché non te la dà. Chiaro e tondo. Ecco, il problema è questo. Quando noi ci inginocchiamo e diciamo, Signore, guarda, un giorno mi trovavo a Sighisse Chisse, in quel luogo Chisse Chisse, non lo dico perché deve essere in malato a dirlo dov'è Chisse Chisse. Mi trovavo in quel luogo Chisse Chisse e mentre mi trovavo in quel luogo Chisse Chisse ho fatto casso casso a Chisse Chisse. Ho fatto questo e ora ti chiedo perdono. Ed è fatto. Questo dobbiamo fare. Senza vergogna e non ci dobbiamo vergognare, non lo dobbiamo dire con la bocca il peccato, ce lo dobbiamo dire con la mente, perché lui sente la mente. Quando il pensiero di qui parte e arriva qua, di qui parte e arriva qua. Allora abbiamo sviluppato la nostra beatitudine, ci siamo liberati dal nostro peccato. Quando noi lo pensiamo, lui lo riceve. E ve l'ho detto, lo Spirito Santo non guarda la statura dell'uomo, non guarda se è bello. E noi ne abbiamo dei passi quando il profeta doveva eleggere Esaul,
Il re Saul andò da suo padre e non erano lì tutti. E se non arrivava quello giusto, non lo eleggeva. Lui non guardava la statura, come fu anche di Davide, tanti fratelli gli presentarono. Se non arrivava Davide, non glielo diceva a Dio e quello lì. Quando arrivò Davide, gli versò l'olio del corno che aveva in mano e lo benedisse come re. Capite? Lo Spirito Santo trasmette attraverso il pensiero, non parla lui. L'ho detto che comunicheremo con la mente un giorno, non ci sarà bisogno questo internet, queste connessioni, non ci saranno bisogno queste connessioni. Ci vedremo così, ma che tutte queste persone ci vedremo, sì, ma che c'è uno schermo così grande? No, è una visione nel cielo, ci vedremo tutti come angeli che voliamo, capite? Io vi sto parlando che passerà un po' di tempo ancora, quando non ve lo dico, perché non sono testimoni di Geova. Testimoni di Geova dicono l'età, il tempo e la data. Quando Dio vorrà, avverrà queste cose. Ora, ritornando alla vocazione di Matteo, dice poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse, seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa, ecco molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani, ai peccatori? Vedete, qui succede che Gesù viene preso per un alleato dei peccatori e viene trattato identico come i peccatori. Invece no. Gesù dichiarò che non è venuto per i sani o per chi non ha bisogno di lui, non è venuto per i ricchi. No, non è venuto per i ricchi e per i sani, ma è venuto per i malati, per i bisognosi, perché solo i bisognosi che hanno bisogno comprendono il valore di Gesù. Chi non ha bisogno, Gesù li disturba, perché loro non possono divertirsi, non possono andare alla discoteca a fare quello che fanno, perché se accettano subito Gesù sono, diciamo, in un modo più ritirati, perché devono comprendere che andare alla discoteca non è un luogo sacro. Capite perché
La gente sana non accettano Gesù e fanno quello che fanno. Ma quando cadono malati, però, poi lo cominciano a nominare. E dicono, come certadune, che non voglio replicare. Così, dicono così. Voi lo sapete cosa dicono, vero? Noi non dobbiamo replicare, ma nei vostri cuori già sapete cosa dicono questa generazione, come dicono questi farisei, che Gesù perché mangia insieme ai peccatori? Perché? Perché mangiano insieme a queste persone? Allora è uno di loro. Fratello Nicola Guarino dice, fratello, uomini tutti peccato. Sì, Nicola, hai ragione, tutti hanno peccato gli uomini, tutti, tutti. Non c'è nessuno che non ha peccato, pure io. Io sono forse il più peccatore del mondo, ne ho fatte tante, tante, però le ho confessate tutti. Però ogni giorno pecco. Anche oggi ho peccato. Oggi ho fatto un grande peccato, grandissimo. E ieri pure, e l'altro ieri pure. Ogni giorno pecco. Ma un peccato potente, che mi inginocchio per terra e mi prostro davanti a Dio e gli dico, Signore, fai che non mi vado a letto, semmai tu mi hai perdonato. E in quell'istante vedo come una luce dentro di me, che mi libera da ogni peccato, da ogni astinenza, da ogni difficoltà. Sì, fratello Nicola, anche le donne peccano, tutti. Tutti sono peccatori e peccatrici, pure io. Però, come vi ho detto, se noi usiamo la legge che Dio ci ha lasciato detto in questa Bibbia, che ci inginocchiamo e chiediamo perdono, saremo perdonati subito da Dio. Ma voi dite, ma che allora, a che pecca, che chiede perdono ed è perdonato, allora può peccare di nuovo. No, non dovete peccare di nuovo. Ma se peccate, che non potete fare a meno, e non lo sapete che state peccando, allora chiedete perdono. Ma se lo sapete che dovete peccare, allora state sbagliando. Lo fate apposta. No, questi peccati vengono che non si possono fermare, vengono automaticamente tramite una disputa in famiglia, un problema che nasce all'improvviso, le reazioni nostre che non sono controllate, avvengono questi peccati. Capite? Dopo, quando succedono, poi ci rendiamo conto del peccato che abbiamo fatto. E allora, chiedendo perdono, il peccato viene perdonato, ma le reazioni sussistono e li dobbiamo portare avanti, queste reazioni. Non è che cancellandoci il nostro peccato si cancella quello che abbiamo fatto. No, no. Davide, quando fece uccidere il marito di Betseba, che si chiamava Uria, non è che Dio, quando perdonò Davide, Uria ritornò in vita, no. Uria fu morto, assassinato dagli altri guerrieri per colpa che Davide dette il comando. Quando la battaglia si infuria, Davide
Lasciatelo solo a Urie e vi ritirate quando lui così muore. Così fecero. E Urie è morto. Non possiamo far ritornare le cose che abbiamo distrutto mentre abbiamo peccato, ma possiamo solo noi rallegrarci, risanarci, perché dice la parola di Dio che quando gli disse i tuoi peccati ti sono perdonati, alzati e cammina, quello lì si alzò, non aveva più addosso il male e neanche i peccati, perché si alzò e se ne andò a casa. Avete capito? E qui dice ancora nel versetto 12, sempre nel capitolo 9 di Matteo. E Gesù, avendo sentito ciò, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Vedete cosa dice Gesù? Non sono i sani che hanno bisogno di Gesù, ma i malati. Perché quando ci sono i medici, nei medici non ci vanno la gente che sono sani, ci vanno chi ha ADR, chi ha febbre, chi ha il virus, chi ha un dolore cervicale, un dolore alla schiena, difficoltà respiratorie, mal di stomaco. Ci vanno queste persone nei medici. Ecco che dice Gesù: io non sono venuto per i sani. Ecco perché si trovava Gesù a mangiare con i malati, con i peccatori, con i peccatori che sono i malati. Perché chi è peccatore diventa malato. Chi non è peccatore non è malato. È sano. E nel versetto 13 dice: or andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Ci fermiamo un attimo. Qui dice Gesù: io non sono venuto. Grazie Margherita, grazie, grazie che hai condiviso e gradito la live. Magari fossero tutti come te che condividessero queste live. Ve l'avevo detto. Stasera, all'inizio, stasera Dio vi benedirà di questa parola. Gesù lo dice chiaro, non è venuto per i sani, è venuto per i malati. Ecco perché stasera i malati guariscono, perché capiscono il motivo perché è venuto Gesù. Gesù è qui dentro il vostro cuore. È solo che voi non gli date possibilità di esprimersi. Avete chiuso la porta del vostro cuore. E se volete fare la prova, ve lo dico, prendete la mano, la mettete nel cuore e pressate forte, ma forte dovete pressare. Chi sente dolore, capite che avete la vena tappata. Se voi pressate forte, 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 il dolore non ne sentite, vuol dire che non siete malato.
Allora fatelo, questa è la prova del 9. Pressate qui più o meno a tutte parti, qua. Pressate forte. Se sentite leggero dolore, avete una vena tappata. Vuol dire che siete peccatore. Peccatore, ingallito. O peccatrice, ingallita. Perché Gesù prima fa ammalare il cuore, prima di ogni cosa si ammala il cuore della persona, perché diventa duro, rigido, come la pietra, e non compatisce un altro se sta male, non compatisce il partner, non compatisce nessuno, perché si è ammalato il suo cuore. Dice nel versetto 14 del digiuno. Adesso parla del digiuno. Sì, Margherita, quando noi ci identifichiamo peccatrici o peccatore, noi siamo guarite perché Dio ci perdona. Hai fatto bene a dirlo. Non dobbiamo essere egoista. Come sono alcune persone, dicono io non ho mai peccato. E all'inizio, domani, Margherita, domani rivede questa live durante il giorno che è in replica e capirai cosa ho detto all'inizio. L'ho specificato. Tutto passo passo l'ho specificato. C'era uno che diceva che non era peccatore, non aveva mai peccato, aveva detto. L'ho preso in fallo e lui stesso poi si aprì e disse quanti peccati aveva fatto. Me ne ha raccontato diverse e poi ci ho detto basta, basta, non me ne raccontare più perché mi bastano queste. E diceva che non aveva peccato. In questo passo, nel versetto 14 in poi, sempre in Matteo 9, dice: allora si accostarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo spesso mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo essere in lutto? No. Mentre lo sposo è con loro? Punto interrogativo. Mentre c'è lo sposo si deve ridere, si deve essere allegri. O no? Non si può tenere il muso. Allo sposo, lo sposo si sta allegrando con sua moglie che si sta sposando. Non ci possiamo così broncio. E quello lì ci dice: che sei venuto a fare qua? Vai via. Ora, invece, se siamo un lutto, dobbiamo stare. Ci dispiace. Oh, poverino. No, neanche lo dovete fare. Non si piangono i morti. È arrivata la sua ora di morire. Basta. Non si piangono i morti. Perché state peccando. Non si piangono i morti e neanche si ammalano le persone per i morti che muoiono. O sono figli, o sono familiari, o padre, o madre,
sorelle, nipoti, anche se sono piccolini. È arrivata la sua ora che Dio li ha chiamati. Basta. Non dobbiamo piangere. È successo, stop. Argomento chiuso. Lo dice chiaro qui, i morti non si piangono e neanche se ci fanno dire le messe. È vietato far dire le messe ai defunti e poi si pagano anche i preti che gli dicono la messa. È vietato. E dal versetto 16 dice: nessuno mette un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio, perché ciò porta via il rattoppo dal vestito e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vino nuovo in odri vecchi. Altrimenti gli odri si rompono, il vino si espande e gli odri si perdono, ma si mette il vino nuovo in odri nuovo. Così si conservano entrambi. Vedete, non possiamo fare le cose contro natura. Dio ce lo dice chiaro, non ci possiamo mettere in un vestito nuovo, un pezzo di stoffa di un vestito vecchio, perché sdegia. Non possiamo raccattare una stoffa di un vestito vecchio messo in un vestito nuovo. Si vede che non va. Il nuovo va con il nuovo, il vecchio va con il vecchio. E si conservano. Qui dice la donna dal flusso di sangue, la figlia di Airo. C'è un dramma qui che alcune donne ne sanno qualcosa. Alcune donne, non faccio un nome, sanno cosa vuol dire perdite di sangue. E qui dice, ecco, cosa, ecco, in versetto 18 dice, mentre egli diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga si avvicinò e si inchinò davanti a lui, dicendo: mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su di lei ed ella vivrà. Guardate. Che fede di un padre che capisce che Gesù può ogni cosa. Che noi capiamo che Gesù può ogni cosa, allora avverrà il nostro miracolo. Il nostro miracolo grande verrà certamente in noi. Questo padre va da Gesù, si ci avvicina, si mette in ginocchio e gli parla così: Rabbi, mia figlia è morta proprio ora e io sono desolato, mi sento morire, ma so che tu, se vieni a casa mia, gli mette la mano, preghi, mia figlia vivrà. Perché sono sicuro che se tu vuoi,
Mia figlia ritornerà a vita. Ma noi stiamo facendo questo? Voi fate questo? No. No. Voi dite, sì, io prego. Ho sempre pregato. Però questo Signore non mi ascolta. Non mi vuole bene, non mi ama, non mi guarisce, sono desolata, sono desolato, però questo Signore non mi ama. A certadune li guarisce e a me non mi vuole guarire. Questo diciamo noi. Lo insultiamo quando diciamo questo. Ecco perché non ci guarisce. Perché percepisce i nostri pensieri, il Signore. Quando noi ragioniamo in questo modo, stiamo elargendo maledizione verso Dio. Non ci stiamo parlando come un figlio parla a Dio, come nostro padre. Ci stiamo parlando come egoista, scellerato. Ci stiamo parlando come un disgraziato o una disgraziata, con la pretesa di essere guarito senza che noi facciamo il dovere che lui ci richiede. Avete capito? Ecco perché non ci guarisce. Non ci guarisce perché noi non facciamo quello che è scritto in questa famosa Bibbia. Chiedere perdono e aspettandosi la sua grazia, di certo, perché abbiamo fatto il suo dovere. Quando noi facciamo il suo dovere, diciamo: Signore, io ho fatto tutto quello che tu hai lasciato detto nella parola di Dio. Ora mi affido immensamente nelle tue grazie. Se sarà oggi, se sarà domani, se sarà dopodomani, se sarà l'anno prossimo, non mi interessa. So che tu mi guarirai. Basta. Non dobbiamo fare tante altre cose inutili. Nicola, si è disattivato l'invito, dallo di nuovo l'invito. Si è tolto l'invito. Dai di nuovo l'invito. Si è disattivato, perché io non lo so. Dallo di nuovo, che di nuovo si è disattivato. C'è qualcosa che non funziona. Adesso funziona. Parli. Sì, adesso è funzionato. Tu continua sempre a darmelo quando è così, che sicuramente l'hai capito, vedi? Diverse volte non funziona bene. Allora, come abbiamo capito, qui la parola stasera ci sta parlando duramente, però comprensivamente, vero? Ci sta parlando che
Siamo noi che non vogliamo guarire, perché noi non ricerchiamo ciò che Dio vuole che noi diciamo. Non ricerchiamo la parte che dobbiamo fare, come ci dobbiamo mettere per chiedere la supplica di guarire. Quando noi ci mettiamo in quella situazione che è specifica qui nella Bibbia, ecco, avviene il miracolo subito, all'istante, come è stato per il fratello Nicola. Una sera mi chiamò e in quella sera ha buttato tutti i suoi peccati ai piedi di Gesù, tanto che gli dicevo: cosa c'è altro che ti disturba? Niente, fratello. Tutto, ho buttato tutto, mi sento bene, sono tranquillo. E una sera Nicola guarì come la sorella Margherita Carducci. Una notte, verso le 12 e 10, mi ricordo bene, lei guarì da tutti i suoi problemi, dalla schiena, dalle spalle, dalle gambe, dalla sua mente, che aveva problemi anche, che lei lo dirà, non sarò io a dirlo, e anche problemi con la famiglia, con suo marito. Lei guarì perché ha avuto fiducia in Dio, in Gesù e anche in me. Come Nicola, quando mi chiamò, ha avuto la massima fiducia. Questo è ciò che ci fa guarire. Fiducia seria, senza dubitare, come quando Gesù gli disse a quello lì: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, vattene a casa. Quello lì fece quello che disse Gesù, si alzò, prese il lettuccio e camminò. Se ne andò a casa. Così dobbiamo essere noi. Non dobbiamo tinnennare. Se lui vuole, se Gesù vuole, allora mi guarisce. Ma stiamo mettendo a repentaglio la fede di questo Dio che ci ama. Dobbiamo essere sicuri. Gesù, so che tu mi guarirai. Sono per certo che io guarirò. Io sono 20 anni che dico che mi devono affacciare i capelli. 20 anni. E adesso mi sono affacciato. Ma che ero pazzo che dicevo 20 anni che mi devono affacciare i capelli? Sì, ero pazzo. La gente mi prendeva per pazzo, anche i miei familiari, anche mia moglie, anche mio figlio. Mio figlio ha fatto la risata quando ci dicevo che dovevano affacciare i capelli. Ci ho detto: quella risata ti resta nella bocca. Ed è vero, perché i capelli stanno affacciando e ci resterà la risata. Capite? 20 anni. Voi siete capaci a essere nella fede 20 anni e dire sempre una cosa che è impossibile per l'uomo, per i medici e per tutti, scienziati e tutti. Ma per Dio no. Per Dio è tutto possibile. Dice la parola: se hai fede, puoi dire a quel monte: levati di là e buttati a mare. Se avete fede così, quel mondo si sposterà. Ma com'è possibile? Sì, perché sono molecole. Tutta la natura è molecole. Tutto ciò che vediamo è molecola. Sono atomi. E tutto è sotto una forma
di vita. E se mi avete capito, è buono. Se non mi avete capito, fate come volete. Fate come i due compari. Mi diceva, vado dal mio compare, mi faccio prestare la bicicletta, così me la faccio in bicicletta e non mi stanco dove devo andare. E mentre camminava diceva, e se il mio compare non me la presta? Ma sì, me la presta. Ripeteva sempre, adesso ci vado, me la faccio prestare e se non me la presta lo mando a quel paese. Ha fatto tutto lui. Tanto l'ha detto che quando è arrivato davanti alla porta del compare, tup tup, chi è? Io sono il mio compare. Mentre a face gli dice, compare, veschifia a voi. E a bicicletta pure, non ho bisogno più della bicicletta. Compare guarda, dice, compare, ma che ne ci sto pazzo? Compare, ma siete diventato matto? Quello lì non sapeva niente. E così facciamo noi quando andiamo al Signore per pregarlo, mettendo delle monete nelle chiese per accendere una candela con la luce a una statua nelle chiese o baciando le statue stiamo peccando. Avete una fede, dimostratela al Dio dell'impossibile e al suo figlio Gesù. Ciao Samantha, amore mio, oggi ti ho visto nella live. Forse quando ho visto il tuo nome, forse eri andata via, forse. Ciao tesoruccio mio, ti voglio bene. Maggiormente non ci sono sempre nella live registrata, però quando mi accorgo scrivo. Cerca di far entrare le sorelle che già è tardi, già è tardi. Poi arriva l'ora zero. Gloria al Signore. Signore è grande ed è potente. Stasera c'è stata una parola dura, molto dura. Domani guardala, Samantha, guardala questa parola, è molto dura, molto, molto dura. Ed è fatta a pennello per quelle persone che vogliono cambiare la vita. Ciao, Gattaluna. Sì, domani guardala, dillo alle altre sorelle che la guardano perché stasera ci ha toccato a tutti questa parola, anche a me. E qui dice dal versetto 19 in Matteo capitolo 9, per chi è entrato adesso, Gattaluna dice ciao angelo, ho sentito pennello e non ho resistito, mi sono sentita toccata. Brava. Brava Gattaluna. Gloria a Dio. E qui dice, e Gesù, alzatosi, lo seguì insieme ai suoi discepoli. Ed ecco la donna affetta da un flusso di sangue già da 12 anni. Gli si accostò di dietro e toccò il lembo della sua veste, perché diceva fra sé, se riuscirò anche solo a toccare la sua veste, sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutola,
disse: fatti animo, figliola, la tua fede ti ha salvata. E da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù arrivò in casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva strepito, disse loro: ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Ma vedete quando? Ricapitolando ciò che ho letto, tra la figlia di Jairo, che era morta, il padre, ricapitoliamo un po', aveva fede, si gettò davanti a Gesù e gli disse: Signore, vengo da casa mia figlia è morta. Ma so che anche che è morta, se tu vieni a casa mia, gli metti la mano su di lei, lei vivrà. Sì, lo so, lo so, lo so. Questa fede che fa il miracolo, quando noi siamo consci che Gesù può, allora Gesù opera, capite? Lui opera in queste persone. Perché sente quella forza del miracolo. Vedete, qui c'è una persona, si chiama Samantha Rossi. Lei ha una fede da spaccare le montagne. Capite? È questa fede che fa miracoli. Quando noi siamo così fermi nella fede e diciamo sempre una dichiarazione, questa è la mia dichiarazione. Signore, se tu vuoi, fammi questo miracolo. E il miracolo avviene. Ma se non avviene oggi, avviene domani o dopodomani, o il mese prossimo, o l'anno prossimo, i miei capelli, sono 20 anni che dico, mi devono affacciare i capelli. 20 anni, 20 anni che dico, i miei capelli affacceranno. Capito? Ecco perché sono affacciate. Non è che ieri ho detto mi devono affacciare i capelli e oggi ho i capelli nuovi e stanno diventando neri. No, è la mia fede che Dio ha premiato. A discapito di tutti quelli che mi dicevano: tu sei pazzo, tu sei un pazzoide, tu vuoi che ti affaccino i capelli? Ma chi mai l'hai sentito dire? I capelli cadono, ma non che affacciano. Eppure adesso guardateli, guardateli bene, li vedete? Fra qualche mese sono grandi come quelli che sono accanti, lunghi, neri.
come queste. Se non lo metto così non si vede. Lo vedete adesso? Lo vedete adesso? Neri come queste. Lo vedete? Lo Spirito Santo vi ha fatto aggiornare la live. Li vedete? Faccio vedere anche qui. Così. Così, neri così. Così lo vedete anche nel registro. Noi dobbiamo dimostrare la nostra fede. E non giocare. Affacciano, solo che ho due terrazze e non ce la fanno. E c'è le terrazze, sono nere, petrolio, Angelo, i tuoi capelli. E ancora. Come diventano tutti neri, poi la gente mi dicono che fate, le sei pitturate i capelli. No, non possono dirlo perché faccio il filmato dal primo giorno che ho detto vorrei i capelli, signore, fino adesso. Ci metto tutte quelle foto, passo passo, e così non diranno che li ho pitturati. Diranno, mannaggia, che bello, però questa è fede. Grazie Samantha di questo gelato. Grazie, grazie, questa rosa. Gloria a Dio. E allora qui dice due ciechi e un muto indemoniato guariti. Ascoltiamo questo. Ma prima c'era ancora qualcosa che ho lasciato indietro. Versetto 23 dice: quando Gesù arrivò in casa del capo della sinagoga e disse e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva strepito, disse loro: ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano, anche che l'ho letto, l'ho riletto perché altrimenti non si capisce, perché ho perduto un pochettino di tempo. Grazie Samantha di questa rosa, Dio ti benedica. E così si capisce meglio perché quando arrivo a casa di questa bambina che era morta, la gente piangevano e lui gli disse: ritiratevi, perché la bambina non è morta, lei dorme. E la gente lo presero per matto. Guardate, a Dio il mondo lo prende per matto. Non sapevano che Gesù è Dio. La salone che ti regalerò una rosa come la canzone di Ricchi, o Checco Zalone. Grazie,
Gattalone, di questa rosa che mi regali. Sì, grazie, grazie. E qui, mentre prendono per matto a Gesù, poi, quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la fanciulla per la mano ed ella si alzò. E la fama di ciò si divulgò per tutto il paese. Vedete? Mi capite? Quando la fanciulla si alzò che guarì e risuscitò, allora dissero: oh, miracolo, miracolo, miracolo. Ora, noi non dobbiamo essere in questo modo incosciente. E qui si dice il passo, sì, tutto bene. No, sono andato a scaricare qualcosa. Una preghiera per l'uomo tigre. Adesso preghiamo, tutto bene, sì. Allora, dico questo passo solo e chiudiamo. Con la preghiera. Due ciechi e un muto indemoniato guariti. E mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono
gridando, dicendo: Abbi pietà di noi, figlio di Davide. Quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Essi gli risposero: Sì, Signore. Allora egli toccò loro gli occhi, dicendo: Vi sia fatto secondo la vostra fede. E i loro occhi si aprirono. Poi Gesù ordinò loro severamente, dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Capite? Ci fermiamo qua. Come abbiamo capito, Gesù chiede ai ciechi: Voi credete che io possa fare questo? Miracolo a voi? Sì, Signore, sì, noi crediamo. Ecco, avviene il miracolo quando noi crediamo. Se io vi dico a voi, voi volete guarire? E voi mi dite sì, vogliamo guarire. E io vi dico, allora mettiti in ginocchio. Piangi e butti tutti i peccati ai piedi di Gesù. E voi mi dite: No, non ce la faccio. E mi è duro buttare i peccati. Non sono capace. Non guarirete mai. Mai. Perché avete messo la parola? Non ce la faccio a buttare i peccati. Avete ordinato dentro di voi la negatività. Avete messo un blocco. Sapete quei blocchi? Quando in internet ci mettiamo il blocco per i virus con un altro antivirus, così. Se noi non diciamo, se noi non diciamo come dice quel cieco, sì, Signore, io credo che tu mi guarirai. E allora Gesù li tocca. E gli dice: sia fatta secondo la vostra fede. E loro guarirono. Solo così possiamo guarire, ve lo dico. Se voi credete che Dio può fare questo miracolo, voi credeteci e guarirete. Adesso ci fermiamo qui. Padre, ti voglio pregare per l'uomo tigre. German, ti voglio pregare principalmente per Nicola Guarino, che qui è già ha avuto una guarigione totale e stasera vuole ancora qualcos'altro che lui sta chiedendo, benedicelo. Ti voglio pregare ancora per Samantha Rossi, che possa diventare la donna più ricca del mondo, la più potente, e che possa avere dei doni molto importanti di aiutare tutto il mondo, perché ce l'ha nel sangue aiutare la gente. Lei è la donna più brava di tutto il mondo. Aiutala, Signore. Ti prego ancora per Gattaluna, fai che si possa cambiare il suo cuore con un cuore di carne, che pulsa il sangue naturalmente
Grazie Padre, aiutala in tutto a Gattaluna, Signore, che possa diventare una santa Gattaluna. Dice che si chiama Anna Maria, mi sembra. Tu sai come si chiama, Signore. Benedicela, Signore. E ancora ti prego per tutte le sorelle, Graziella, che è la più coccolata, Graziella Cassola, benedici ancora le altre sorelle, tutti quanti, Margherita Carducci, Immacolata, Verdecchio, suo marito, i suoi figli, sua cognata, benedice la sua Margherita, Sagnes Bene, in tutti i suoi bisogni. Grazie Padre, benedice ancora Barbara, Signorelli, benedicela, benedice suo marito, i suoi figli. Grazie Graziella e grazie a Cassola, sempre, che tu la benedici, Signore. Margherita dice Amen. Grazie, Signore, che tu tocchi tutti i cuori umani per Anna Pilo, Signore, benedici Anna Pilo, Vacca, la sorella Vacca, Carla Vacca e ancora, quante ce ne sono? Signore, se non ricordo i nomi in questo momento, ti prego, benedicile Signore, mentre te li dirò nella lettura della preghiera notturna, ricominciando da capo, Signore, per Margherita Carducci, Signore, benedicile, per Margherita Sagnebene, benedicile. Per Barbara Signorelli, suo marito Alfio, benedicele, per Checca Pocchia, benedicele, per Mario, benedicelo, per Samantha Rossi, benedicele, per Roberto, benedicelo, per Anna Pilo, benedicelo, per Carlitos, benedicelo, Signore, per Frank, fratello Fred e sua moglie Valentina, benedicele, Signore, per Checca Catone, benedicelo, Signore, ancora per Giuseppe Campolo, benedicelo, per Luigi e Teresa, benedicelo, per Graziella Cassola, benedicelo, Signore, ancora per la preghiera per Gerusalemme, benedicelo, Signore, preghiamo per tutti quelli che sono in coma, benedicelo, Signore, e ancora preghiamo per tutti i malati in tutto il mondo, benedicelo, Signore, preghiamo per tutti i divorziati e per tutti che possa ogni cosa andare per il verso giusto, Signore. E ancora preghiamo per gli orfani, che possano trovare una famiglia che li adotti. E ancora preghiamo per i carcerati, Signore, che si possano convertire. Preghiamo per l'opera del Signore che si ristabilisca. E ancora per Laura Ottanta, benedicela, Signore. E ancora preghiamo per Fabio, Signore. Preghiamo per Davide, uno, per Davide Punisce, per Roberto, ancora per fratello Pietro Rosaraia, preghiamo per sua moglie pure, per Valerio Albanese, due, preghiamo, e ancora per Luanda, 659 Scatone, preghiamo, per D'Amico Immacolata, preghiamo per lei, per suo marito, per i suoi figli e ancora per sua cognata. Ancora per Checca Pocchia, preghiamo, e per Claudio Basso, preghiamo. Signore, ti affidiamo tutti questi in tutti e per tutto. Per Valerio no, perché? Amen. Che l'hai visto di nuovo a Valerio? Che dice no, spiegati. Amanda, spiegati bene, cosa c'è? È ancora in distruzione. Ah, allora l'hai trovata in internet, l'hai trovata. Che fa?
distruggi. Allora lo cancello. Allora cancelliamo. Cancelliamo la legge. Gloria a Dio. Signore, su ogni cosa. Preghiamo per tutte le cose che state dicendo di pregare, che possano tutti essere ammessi davanti la potenza di Dio. E gloria a te, Signore. Alleluia, Signore, ti ringraziamo per questa notte, Signore, ti preghiamo ancora per le nostre famiglie. Benedice le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli. Benedice tutto il mondo intero, Signore. Che possano fare ogni cosa secondo la tua volontà, Signore. Grazie, Padre, per questa gioia che tu ci hai donato stasera, per questa parola, e che possiamo trovare grazie su grazie davanti alla tua presenza, Signore. Soprattutto per me, Signore, dovremmi più forza e più potenza, Signore. Che mentre parlo avvengono miracoli, Signore. Fai questo, Signore, perché veramente ti amo con tutto il cuore. Fai che tutti possano comprendere il valore che mi darai. Nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, fratelli. Se avete qualcosa da dire, scrivetelo subito, perché fra poco passo tutto nel computer. Amen. Prima stacco tutto, chiudo la musica.